Divette, ciao Divetti. Allora, questo video sarà un pochino strano perché è un video un po' particolare. Allora, in seguito a delle domande che ho ricevuto sull'ultimo In Diva Veritas, ho deciso di fare un video a parte che parla un po' di me, parla della mia storia relativa al mio lavoro e comunque al mio percorso lavorativo. Proprio perché mi sono state fatte domande in merito, in particolar modo persone che volevano sapere come ho fatto ad andare a vivere da sola, se ho avuto anch'io dei momenti negativi sul mio lavoro, come ho iniziato il mio lavoro, eccetera. E quindi voglio raccontarvi la mia storia in merito, sperando magari di essere di aiuto anche a qualcuno che magari si trova in momenti di difficoltà, perché comunque anch'io mi ci sono trovata. Inizio col dire che vengo da una famiglia comunque non ricca, neanche povera, nel senso che sono stata fortunata, nel senso non mi è mai mancato nulla, però neanche ricca, io non... Di mio non è che potevo permettermi di comprare trucchi costosi una volta, assolutamente no, cioè lo shopping, il super shopping, da ragazzina non ero abituata, per me erano cose da sogno. Quando sono andata a vivere da sola, che era di circa 8 anni fa, all'epoca facevo soltanto la modella. Però vi assicuro non riuscivo a campare con quello, cioè proprio per niente, quindi ho avuto la fortuna che i miei genitori mi hanno aiutata durante i primi tempi e i miei genitori mi hanno sempre supportata in tutto e quando ho voluto andare a vivere da sola, insomma, loro mi hanno aiutata. E per mantenersi da modella, a parte che non si guadagna tanto a fare le modelle, questo l'idea che si guadagni tanto è un'idea molto, molto falsa, perché non è affatto così. È difficile riuscire a trovare dei lavori, ecco. E per riuscire a farlo in modo comunque da mantenersi, da avere un buono stipendio, bisogna vivere in delle grandi città tipo Milano, oppure avere la possibilità di spostarsi in giro per l'Italia barra mondo, cosa che assolutamente per me era, cioè io non avevo neanche la patente quando mi sono trasferita, per dire, no? E poi cioè, non fa per me, perché io odio viaggiare, odio queste cose. E poi mi sono trasferita a Cuneo per motivi amorosi, quindi non mi sarei mai trasferita a Milano. Poi io sono una che non riesce neanche ad alzarsi prima di mezzogiorno, quindi figuriamoci. Io devo dire che però all'epoca ero molto diversa da come mi vedete adesso. Nel senso, adesso mi vedete classica donna tutta in carriera, eccetera. All'epoca io ero completamente diversa, nel senso che io non avevo obiettivi lavorativi. Mi piaceva posare, quindi se mi capitava qualche lavoro da modella lo facevo. Ho anche fatto delle cose, tipo andare su Mediaset, ho fatto parecchie cose, però non me ne fregavo, cioè non è che non me ne fregava, lo facevo più per esibizionismo mio, da dire oh che figo, poso, più per quello che per un discorso di carriera, nel senso a me non fregava niente di far carriera, perché io stavo benissimo a casa mia mantenuta dai miei, cioè nel senso con l'aiuto dei miei. Per me, a me andava benissimo così, e fosse per me, io non avevo, cioè vi dico la verità, non avevo voglia di fare un cazzo, cioè avevo sicuramente altri obiettivi, però non avevo obiettivi lavorativi, cioè non me ne fregava un cazzo, ero persa, cioè da quel punto di vista. Poi sì, avevo tante passioni, tipo ad esempio io avevo la passione di fare video, nel senso che mi piaceva, ho fatto dei mini cortometraggi, per dire, così per fare, perché mi piaceva fare video, no? Però non me ne fregava niente di farlo diventare un lavoro, cioè per me era un hobby, no? E quindi queste cose le facevo per passione, basta. Per me contava solo quello e per il resto non mi interessava né fare soldi. Ero molto, molto, molto... Voi magari non ci credete, ma vi assicuro che ero molto, molto, molto diversa. Il cameraman può testimoniare su queste cose. Cioè, proprio a me fotteva un cazzo. Cioè, io stavo lì... Il mio sogno era quello di non fare niente. Nel senso che io vivevo e non... Facevo la bella vita, nel senso che
non facevo un cazzo, ecco. Poi cosa è successo? È successo che un bel giorno il mio mondo dorato è crollato, è crollato inesorabilmente ed è stato nell'ottobre, mi pare, 2008, quando è scoppiata la crisi. E quando è scoppiata la grande crisi, cioè, mi ha colpita, è proprio mazzata, nel senso che i lavorettini che già facevo, zero più. E poi tutte le attività sono andate a ramengo in generale, penso che molti di voi si ritroveranno in quello che sto dicendo, e quindi non avevo più la possibilità di continuare a fare quello che facevo, cioè un cazzo, ecco. Mi sono trovata nella situazione di dire non posso più permettermi di non fare niente, perché comunque la crisi c'è stata per tutti, e quindi anche i miei genitori non potevano più aiutarmi come prima. Per cui io vi giuro che all'inizio io questa cosa non l'avevo tanto capita, perché devi essere veramente nella merda per renderti conto che sei nella merda. Ed ora arrivata ad avere 0 euro nel conto corrente, ad avere 0, anzi sono andata pure sotto e mi sono indebitata. È stato un periodo che io veramente senza soldi, nel senso che i miei comunque mi aiutavano, mio papà mi aiutava come poteva, però non ho mai fatto la fame. Però io non potevo neanche comprarmi un rossetto. Quindi è stato veramente un periodo di merda. Ad un certo punto avevo due possibilità: o tornavo indietro e tornavo a vivere dai miei genitori, che per me sarebbe stata una sconfitta morale proprio, no? Oppure, non perché io non voglia andare indietro, non stia bene con i miei genitori, però proprio per un fatto di principio. Oppure potevo, non so, andare a Milano e allora cercarmi anche un lavoro da modella, da hostess, quelle cose lì. Però non faceva per me, perché comunque io volevo vivere qua e poi io, appunto, cioè, fare la modella è veramente, veramente impegnativo. Io sono una che proprio non ha forza fisica, non ha energia, cioè, quindi per me l'ideale è comunque avere un lavoro che posso fare da casa, che mi piaccia ovviamente, perché un lavoro ti deve piacere, però che possa fare da casa. E allora mi sono detta, cioè sono arrivata veramente ad un punto, perché poi non è che nel 2008 io è arrivata la crisi e io dopo un mese stavo già a far cose, no, io fino al 2010 non ho fatto un cazzo. Nel 2010 ero veramente talmente tanto nella merda che ho detto, cazzo, sono nella merda, devo fare qualcosa. E lì mi si è accesa la scintilla. Cosa è successo? Mi sono veramente, cioè, io vi dico, moralmente, internamente stavo male, che è bruttissimo essere senza soldi. Io adesso sono tanto attaccata comunque ai soldi, alla voglia di guadagnare, perché io cazzo so com'è essere senza, nel senso che so che è veramente brutto, è veramente pesante psicologicamente parlando. E quindi ad un certo punto, quando ero veramente sul baratro, ma devo dirvi che ci sono dovuta arrivare sul baratro, perché io avevo una mentalità completamente diversa da quella che ho adesso, ero un'altra persona, vi giuro. E allora a quel punto, dopo essermi trovata proprio a nuotare nella merda, ho detto ok, faccio qualcosa. Così cosa ho fatto? Siccome io avevo fatto da modella per un sito fetish qualche volta, era un sito che trattava l'ipnosi erotica. L'ipnosi erotica, non vi ho ancora parlato di questo fetish, diciamo, comunque sarebbe praticamente il fetish, se si può dire, anche se non è proprio il termine esatto, però è tipo il feticismo dell'ipnosi, no? E cioè tipo persone che godono, tra virgolette, mentalmente nell'essere ipnotizzate da una donna. E io avevo fatto da modella in passato per dei siti che si occupavano di questo ed ero stata pagata profumatamente, no? E allora mi sono detta, cioè, qui c'è qualcosa. E io non conoscevo il fetish, prima di allora, non conoscevo niente, cioè, tutte le cose che so adesso io zero.
E hanno detto, vabbè, a parte il fatto che ho fatto la modella fetish, però oltre a quello, sì, ho fatto qualche serata fetish in cui ho visto gli schiavetti, ho avuto qualche schiavetto così, però non sapevo che cos'era a livello di video, a livello di commerciale, parliamo così. Così ho detto, cazzo, sta ipnosi erotica, cioè mi hanno pagata bene per fare, per lavorare per questa cosa, allora, grazie anche all'aiuto di una persona che comunque, la persona che mi aveva commissionato questi lavori, che mi aveva detto, secondo me tu saresti perfetta per questo genere di fetish perché hai le caratteristiche fisiche per fare questo genere di fetish. Perché per fare l'ipnosi erotica serve soltanto il viso, nel senso, quindi bisogna avere un bel viso e soprattutto dei begli occhi, perché si ipnotizza con gli occhi e una bella voce. Ecco, erano sufficienti queste tre cose e comunque anche un po' di creatività, eccetera. E quindi mi sono detta, bene, adesso provo, adesso ci provo. Adesso mi metto lì e devo riuscire a fare soldi, devo riuscire a fare soldi, devo. E quindi cosa ho fatto? Intanto prima ho chiesto al cameraman, perché comunque di erotico nell'ipnosi erotica non c'è molto, nel senso che appunto non si vede niente, nei video di ipnosi non si vede niente, non si vede solo il viso. Poi se una vuole ci mette anche tetta e culo, però volendo basta soltanto il viso. E, però a livello verbale comunque si dicono cose fetish, ecco per capirci, no? E quindi io, insomma, prima di farlo ho chiesto al cameraman, mi ricordo che un giorno gli ho chiesto, senti, ma te dà fastidio, darebbe fastidio, qua rispondo a una domanda che mi fanno in tanti, e gli ho chiesto, senti, a te darebbe fastidio se io mi mettessi a fare questo tipo di video così, perché ma a quanto pare, insomma, si fanno dei soldi. E lui mi ha detto, no, no, fai pure, anzi, se c'è da guadagnare, fallo. Lui mi ha sempre supportato tantissimo in queste cose. Cosa ho fatto? Io in 448 ho fatto un sito, perché io sono capace di fare siti in HTML, quindi era una ciofeca di sito e proprio due pagine di merda. E ho girato il primo video, ho girato il primo video e l'ho messo online. E quando, il giorno stesso in cui l'ho messo online, io me lo ricordo ancora perché era maggio del 2010 e questa cosa mi rimarrà, me la ricordo bene perché per me è stato un giorno importantissimo. Mi ricordo che quella sera ero uscita col cameraman e gli avevo detto, ma sai che oggi ho messo online il mio primo video fetish? E ho fatto 100 euro, cioè l'avevo messo online alle 2 di pomeriggio e alle 7 di sera, avevo già fatto 100 euro, quindi io ero contentissima, ho detto, oh, cazzo, non è possibile. E allora da lì ho iniziato a fare questi video e il primo mese, quel mese di maggio, ho fatto due video quel mese di maggio e mi sono fatta uno stipendio piccolo, però anche più alto di certi stipendi, soltanto con quei due video. E allora io ero felicissima, ho detto, cazzo, non ci posso credere. Poi in realtà il mio entusiasmo si è un po' spento perché è stato facile all'inizio, nel senso è stata una botta di soldi all'inizio perché probabilmente la gente non mi conosceva, la novità, eccetera. Poi è calato molto e comunque ho avuto altri momenti di difficoltà perché non avevo ben capito come funzionava sto fetish. Poi solo successivamente ho capito che bisogna fare tanti, ci sono tanti fetish di cui io non sapevo l'esistenza. Penso di averlo saputo dopo un anno che ci fossero altri fetish, oltre vabbè ai piedi. E quindi io ho semplicemente capito che bisognava avere il piede appunto in più scarpe, quindi fare tanti tipi di video di tanti argomenti diversi, quindi non solo l'ipnosi erotica, ma anche tutti gli altri fetish di cui vi parlo nei video dei peccati della diva. Però prima di aver capito quello ci ho messo davvero tanto tempo e quindi i primi 2 anni in cui facevo questo lavoro riuscivo comunque a vivere benino, nel senso che comunque avevo i miei soldini. Però c'erano dei mesi in cui mi ricordo che mi alzavo al mattino e avevo venduto zero, cioè perché comunque non avevo ben ingranato. Poi comunque c'era ancora crisi, nel senso che io sono sul mercato estero e il mercato estero va tanto,
Però all'epoca c'era molta più crisi di adesso anche all'estero, mentre adesso va un po' meglio. Quindi un po' la crisi, un po' io che non ero tanto capace, ero nuova, non sapevo bene dove sbattere la testa. E quindi anche lì ho avuto di nuovo momenti di difficoltà. Ho avuto mesi in cui non vendevo un cazzo, in cui magari non riuscivo a farmi uno stipendio intero, magari mi facevo 400 euro al mese. E lì mi sono... Qualcuno mi chiedeva, ti è mai capitato? Ti sono mai capitati dei momenti nel tuo lavoro in cui ti sei demoralizzata perché non riuscivi? Sì, mi sono capitati in quegli anni, nei primi anni, momenti in cui non riuscivo a ingranare, a farcela, e in quei momenti, io ho tenuto duro e ho continuato, ho insistito, ho sbattuto la testa sul muro, non mi sono mai data per vinta. Più non vendevo, più facevo video, perché comunque dovevo riuscire ad abbattere quel muro. E io sapevo che c'era un mercato, sapevo, lo sapevo, e quindi io sapevo che era la strada giusta per guadagnare. E quindi così è stato, così è stato. Dopo qualche mese, all'inizio comunque io già mi ero messa, avevo regolarizzato la mia attività. In quel periodo ho anche aperto il canale di YouTube. YouTube l'ho aperto l'anno dopo. Io ho iniziato a fare video nel maggio 2010, YouTube l'ho aperto nel maggio 2011, nell'agosto 2011, che già andava bene il mio lavoro, si era già un po' stabilizzato. E quando ho aperto il canale di YouTube perché Tiziano mi aveva detto che su YouTube si potevano fare soldi, quindi io comunque l'ho aperto nella speranza, non conoscevo gli YouTuber, non conoscevo il mondo di YouTube, quindi l'ho proprio aperto sperando di fare soldi, ecco, quindi in realtà poi per YouTube è stato ancora più difficile che per il fetish, nel senso che prima di avere la partnership su YouTube ci ho messo un anno e comunque anche adesso non è che guadagno come guadagno nel fetish, perché comunque YouTube ci va, bisogna farsi per YouTube, bisogna farsi un culo quadruplo. Pian piano io sono sempre migliorata, i miei guadagni si sono sempre migliorati. Perché semplicemente perché io capivo com'era il mercato, capivo cosa fare. Adesso sono qui, ecco, quindi questa appunto è stata la mia storia, la storia della mia carriera. Io devo ringraziare che ci sia stata la crisi economica, vi giuro, perché è nel momento della crisi che davvero escono le proprie capacità, perché se non ci fosse stata, magari io continuavo, cioè sicuramente senza magari, io continuavo a star lì a fare sì un po' la modella, un po' no, fino a una certa età, perché poi quello a una certa età addio, e quindi ero senza futuro praticamente, e avrei continuato a poltrire senza obiettivi lavorativi nella vita. Sì, è bello perché te la godi la vita, nel senso che io mi divertivo, andavo a divertirmi, uscivo, andavo in vacanza. Ho fatto molte più vacanze quando non facevo un cazzo, perché adesso un tempo non ne ho più, per dire, no? Però non andava bene, ecco. Invece poi quando sono stata nella merda, quando sono stata nella merda, quando la crisi mi ha dato questa mazzata esagerata, che per me è stato veramente quasi un incubo, perché sicuramente ci sono state persone che hanno sofferto e soffrono più di me, però per una ragazza così giovane, di 25 anni, che non sa cos'è il mondo, che è sempre stata abituata con i genitori che le danno tutto, insomma è difficile, non è facile. E comunque sì, alla fine ce l'ho fatta e adesso vi dico questa cosa, mi ha fatto cambiare tantissimo proprio, perché io adesso ho la carriera, perché quando si inizia a guadagnare soldi è un po' come il gatto che per la prima volta assaggia la carne cruda, che poi diventa ingordo, ecco, per me è stato così. Quindi quando ho iniziato ad avere la soddisfazione di guadagnare io, cioè guadagnare soldi grazie alle mie creazioni, alla mia creatività, al mio impegno, io mi sono sentita una figa assoluta, cioè mi sono sentita veramente una figa. Io gli ho detto devo fare il business, perché è bellissimo fare il business, cioè è proprio una cosa che riempie la vita e io ero molto diversa. Poi anche col cameraman, scusate, ma
la luce. Anche col cameraman, prima avevamo un sacco di scazzi. Da quando io ho questa cosa, il mio business, io sono completamente cambiata, anche a livello sentimentale, sono completamente cambiata perché vedo tutto in un'ottica diversa. Questa è una cosa che mi ha aiutato non soltanto economicamente, ma mi ha aiutato a migliorare come persona. E poi adesso tutte le cose che faccio, tipo andare a rifarmi le labbra, andare tutte queste cose, io prima me le sognavo, cioè comprarmi le scarpe così. Io prima me le sognavo proprio di notte, quando adesso che le è per quello che io faccio anche tanto shopping, perché per me è una cosa che non ho mai potuto fare, cioè e quindi per me è così. Io penso che invece chi nasce già ricco, fortunato lui per carità, però non se lo gode di meno, proprio perché non ha questa cosa di esserci arrivato lui con le proprie forze. Invece quando riuscite ad arrivarci voi con le proprie forze è la soddisfazione massima, per quello che io vi consiglio sempre di credere sempre in voi stessi. Io ho creduto, ma è l'unica cosa che mi ha salvato, perché io ho fatto, cioè mi sono inventata un lavoro veramente stupido in cui io nei primi video di ipnosi non mi si vedeva neanche le tette, solo la faccia mi si vedeva, e voi mi dite come cazzo fai a vendere a degli uomini feticisti un video dove non si vedono manco le tette, come cazzo fai? E io ci sono riuscita, perché io ci ho creduto, perché io sti stronzi li ipnotizzavo e ci credevo, cazzo, no? E ci credevo e quelli compravano i miei video, e com'è così anche adesso. Quindi per me è stato una soddisfazione esagerata, che non so neanche spiegare a parole, pensare cazzo, mi basta così poco, cioè nel senso, cioè ci sono le escort che guadagnano come me, però cazzo danno il culo, cioè voglio dire, è una cosa che ti dà veramente, che ti riempie veramente di soddisfazione, dire cazzo, io sono riuscita a fare questo, sono riuscita ad inventarmi un lavoro. E questo secondo me è molto importante, cioè non bisogna mai darsi per vinto, bisogna crederci, credere in se stessi sempre, qualsiasi cosa, anche se fate il lavoro più stupido del mondo, tipo ipnotizzare la gente, dovete crederci, cioè e nel momento in cui ci credete, ma ci credete veramente, perché io ero talmente nella merda che ho detto questa è la mia unica possibilità, cioè o mi va bene o mi deve andare bene, cioè questi cazzo devono comprare il mio video, me lo devono comprare, gli faccio un video talmente figo che me lo devono comprare e me l'hanno comprato e io da lì sono cambiata, da lì la mia vita è cambiata, da lì è stata una figata sempre più figata e spero che sarà sempre così. Quindi niente, dopo questo mio delirio megalomane io vi mando un saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.